Siamo alle soglie del 2020 ed il mio pensiero va a voi, alla grande famiglia di Patrimonio Italiano TV. Una realtà nata circa un anno e mezzo fa e che grazie al vostro entusiasmo e alla vostra partecipazione sta riuscendo quotidianamente nel suo scopo, ovvero quello di creare una rete all'interno della quale poter mantenere sempre vivi e divulgare i grandi valori, la storia e la cultura della nostra amata Italia. E a proposito di famiglia, da mia moglie Beatrice, mia figlia Virginia e la piccola Rebecca, tanti auguri di uno spumeggiante 2020. Auguri! Auguri! Bacione letterario esterofilo da parte mia. Siamo a Gotham. Amici di Patrimonio Italiano, un bacione cinematografico. From the maestro Vince Desio. Diciamola tutta. Sempre troppo gentile Mike Villa e un augurio di buon anno a tutti quanti gli italiani del mondo. Speriamo sempre più italiani in giro per il mondo, sempre più culture italiane in giro per il mondo perché ne abbiamo bisogno. Mi trovo in un posto bellissimo qui a Roma e ho pensato di mandare un augurio per il nuovo anno a tutti gli italiani all'estero. Sarà un anno difficile, complesso, penso agli italiani in Francia, le prese con gravi scioperi nel settore dei trasporti, penso all'Italia e al Regno Unito, ovviamente sarà un anno decisivo per la Brexit e il negoziato sulla relazione futura. Penso anche all'Italia in Venezuela, le prese con una crisi durissima, ma anche in altre parti del Sud America. C'è molto lavoro da fare ancora, c'è molto lavoro per rendere la nostra una vera repubblica inclusiva, giusta, equa, aperta, dove si possa appunto soddisfare le proprie aspirazioni senza essere costretti all'espatrio. Non c'è bisogno che gli italiani all'estero tornino, noi siamo molto contenti che gli italiani siano all'estero, che abbiano successo e siamo felici dove siamo. Però potete aiutare il vostro paese anche da lì, mandandoci appunto idee, pratiche, sostegno morale e non solo. E questo è il mio appello che vi faccio per l'anno prossimo. E con questo vi faccio un augurio di passare delle belle giornate di serenità, di riposo con le vostre famiglie. Noi ci vediamo nel 2020. Ciao, mi trovo a Houston con la mia famiglia, volevo fare a tutti voi un augurio di felice anno nuovo. A presto. Cari connazionali, auguro a tutti voi buone feste e buon anno nuovo. L'insegna della fratellanza, della pace e dell'amore. Alla prossima, arrivederci. A tutti gli amici di Patrimonio Italiano TV e a tutti gli italiani all'estero, sia quelli che sono tornati in Italia dalle proprie famiglie, ma anche a quelli che sono rimasti all'estero, voglio augurare felice anno nuovo. Un caro saluto da parte